fiere, sagre e mercatini. Eccoci pronti in studio, Romina Mosconi, siamo partiti con questo nuovo appuntamento di Sagre e Mercatini. Oggi siamo con voi subito con un ospite importante che appunto viene dalla Bianca. Lei è veramente una ragazza di Civitavecchia che però è stata adottata dalla contrada La Bianca di Allumiere, e anche perché è figlia d'arte. Lei è figlia di quell'Anna Pesce che per anni è stata veramente una delle colonne portanti del Palio e della Prologo di Allumiere. Oggi comunque rimasta attiva sia nel paese, nella Prologo, che in contrada, e sua figlia ha raccolto il testimone come addetta stampa, ma anche come responsabile del corteo storico di Allumiere, della contrada La Bianca. Quindi meglio di lei non può parlare nessuno, anche perché è una collega, una giornalista, quindi sto parlando di Michela D'Andrea. Grazie di essere con noi. Grazie a te, Romina, buonasera a tutti. Allora, parlare con una giornalista, quindi per la prima volta, mentre tutti gli altri erano un po' timidi, questa volta sicuramente tu non sei timida. No, non lo sono assolutamente, mi conosci troppo. Quindi bene. Oggi dovrà essere una trasmissione un po' scintillante e pimpante. Allora, ti lascio subito la parola, perché naturalmente da venerdì sta cominciando questa bellissima sagra del contadino, dove si mangia sano e genuino. Non è che ho voluto parlare male, è proprio lo slogan della contrada La Bianca, e quest'anno per la prima volta c'è anche la sagra della porchetta. Quindi sì, adesso io ti cedo la parola, e a te la parola, raccontaci per quale motivo venire su, che cosa possiamo mangiare, che cosa possiamo fare. Ecco, a te il microfono. Allora, sì, come già hai anticipato tu, quest'anno siamo giunti alla 10ª edizione della Sagra del Contadino, ma c'è la novità che quest'anno c'è anche la porchetta. È presente la porchetta, porchetta casareccia fatta in casa, e sempre, diciamo, nei Monti della Dolfa. E si inizierà venerdì dalle ore 20, sarà tutto quanto pronto, e venerdì sera ci sarà Bencini live, come chiaramente musica dal vivo, ma a mezzanotte inizierà la musica techno con Farina Tech, quindi chiaramente aspettiamo i più giovani dopo la mezzanotte. Poi sabato ci sarà ormai quello che è diventato un partenariato con la Gincana Equestre, quindi ci saranno presenti tantissimi cavalli e ci saranno varie performance e varie gare. E poi successivamente, nella seconda serata, ci sarà musica live con Flavio Storti. Poi domenica sera invece ci sarà la musica dal vivo di Alice in Wonderland. Chiaramente, perché venire alla Sagra del Contadino della Contrada La Bianca? Primo, perché siamo in un bellissimo posto che è all'interno del campo sportivo della Cavaccia. Perché c'è un bel fresco, una temperatura gradevolissima, cosa che invece non c'è qui a Civitavecchia. Io oggi sono scesa dalla Bianca, sono arrivata a Civitavecchia, volevo ritornare. E soprattutto, però, chiaramente, perché per venire a fare una bella mangiata, perché ci sono ormai delle cose che sono tipiche della nostra sagra e che sono ormai famose. Per esempio, gli gnocchetti al tartufo. Tartufo nostrano, perché comunque sui Monti della Dolfa c'è il tartufo nero, e quindi le nostre cuoche sono bravissime a fare questi gnocchetti. I classici tonnarelli alla matriciana, ma non poteva mancare chiaramente un piatto tipico di Allumiere La Bianca, che è l'acqua cotta fatta da uno specialista dell'acqua cotta. Ormai sono anni che ormai è presente questo signore che ha alle spalle, diciamo, questa esperienza
di acquagottaio, se così si può dire. E poi lo vogliamo dire, Michela, perché poi mancano 30 secondi, andiamo in pubblicità e poi ti facciamo ritornare. Però c'è da dire che questa è la contrada dove ci stanno ben due ristoratori, quindi da Meco e da Serafino, quindi certo. Ma anche questa è una garanzia, visto che tanti da Civitavecchia partiamo per andare a mangiare bene, sapere che dietro ci stanno loro è una cosa importante. Tra l'altro il figlio di Meco, Domenico, che era veramente un ragazzo eccezionale, è stato l'ex presidente. Oggi è Jonathan Parigiani, che comunque quindi ha il ristorante Serafino, quindi appunto ecco, oggi possiamo dire impazzita. Il Torero Camomillo, che è un brano per bambini, non è che l'ho messo così a caso, ma perché a margine di questo grande evento che è la Sagra della Bianca, della Contrada della Bianca, Sagra del Contadino e della Porchetta, c'è un grandissimo evento importante, quindi anche questo è un altro dei motivi per cui bisogna venire per forza su ad Allumiere, perché mentre si potrà mangiare alla grande, mentre i vostri figli potranno giocare, perché c'è tutto un campo da calcio, c'è uno spazio ampio spazio per i parcheggi, ampio spazio per giocare e divertirsi in piena tranquillità, perché lì è tutto chiuso, quindi non ci sta nessun pericolo. La musica ve lo dice, si entra nel clima un po' butteresco, nel clima dei tori, della Maremma, così, con la notte del buttero. Quindi così mangiate, andate poi vicino al campo equestre che sta laterale a dove si mangia, e potete andarvi anche a gustare questa cosa. E Michela ci racconta un po' anche perché i suoi figli non so se staranno più in sala o a vedere la cosa. Quella è lei, figli molto attivi. Prego, Michela. Allora, sì, sabato sera c'è questa famosissima ormai notte del buttero, che è abbinata alla ormai Sagra della Bianca. E io devo dire che ormai, essendo una biancarola di adozione, la prima volta che ho visto i butteri, la gincana e il vitello da prendere al Lazio, io sono rimasta veramente sorpresa, perché comunque vuoi o non vuoi venivo da Civitavecchia, quindi venivo dalla città, e io consiglio a tutti, specialmente chi ha dei bambini, di portarli a vedere per una volta queste performance dei nostri butteri. Tu, Romina, saprai che c'è anche questo, non si sa se è una leggenda, ma alla fine c'è sempre qualcosa di vero. Sembra che Buffalo Bill sia venuto in tournée in Italia con il suo circo, perché era famosissimo per prendere a Lazzo il bestiame, queste cose qui. E quando è arrivato in Maremma ha incontrato i nostri butteri, hanno fatto una gara e sembra che abbiano vinto i butteri maremmani rispetto al famosissimo Buffalo Bill. Quindi non so cosa ci sia alla fine di verità in fondo a questa storia, ma qualcosina di vero c'è sicuramente. Vale la pena almeno una volta vedere le performance di questi cavalieri, che fanno parte del nostro passato storico e anche recente, perché ormai sono sempre più frequenti le persone che si dedicano anche ad attività equestri. Allora io dedico adesso, ci fermiamo un secondo, sentiamo Il cielo è sempre più blu, perché se voi andate alla Sagra del Contadino per queste tre serate, da venerdì a domenica, il cielo sarà veramente blu e sarà veramente divertente, allegro, un clima di famiglia che sicuramente non dispiacerà a nessuno, accontenterete tutti i gusti. Portateci gli amici, portateci amici di tutte le età, perché è una sagra che va bene per ogni età. Allora sentiamo Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi ha seguito una strada, chi ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di tanto, chi tutte le sere. Ma il cielo è sempre
abbiamo ballato al ritmo di Rino Gaetano remixato questo Ma il cielo è sempre più blu, quindi veramente vale proprio la pena stare insieme a parlare di cose molto 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 carine, quindi anche perché stiamo parlando di una bellissima sagra, una sagra del contadino, e quindi meglio di così non si può essere, perché noi spesso con la nostra nutrizionista, intanto come sentite è partita la gasolina di Daddy Yankee, quindi rimaniamo nel tema del ballo, del divertimento e dell'allegria. Come dicevo, come parliamo con la nostra nutrizionista, c'è bisogno di ritornare al genuino, ritornare al biologico, ritornare al naturale, riscoprire i piatti della tradizione. Abbiamo visto con Slow Food che poi alla fine all'Expo vengono premiati quei piatti della biodiversità, i piatti della tradizione, e allora quale migliore occasione di dare poi la possibilità a queste contrade di autosovvenzionarsi, perché lo ricordiamo, lo abbiamo già detto tante volte, tutto è per puro volontariato e quindi per portare avanti tutte le attività della contrada, con persone che giustamente tutte le volte, noi lo diciamo, lo ricontinuo a dire, qui si sono prese le ferie per lavorare intensamente questi 4-5 giorni, perché c'è da montare, smontare, che cucinare, montare, sistemare, ecco, quindi tutto questo. Diamogli la possibilità di presentarci i loro piatti, perché sono veramente dei piatti particolari, a chilometro zero, con carne biologica, con verdure biologiche, non c'è bisogno di spendere tantissimi soldi per mangiare bene, quindi quale migliore occasione. Allora Michela, adesso io ti chiedo veramente di soffermarti sul menù, perché magari possiamo dar modo a chi sta a casa di riflettere, di scegliere questa sagra, anche per dare modo anche a chi viene per mangiare bene. Certo, perché io comunque ci tengo a dirlo, che noi abbiamo dei clienti ormai affezionatissimi che tutti gli anni vengono a trovarci da Roma, piuttosto che Bracciano o anche Tarquinia, perché comunque ormai siamo diventati famosi. Perché? Perché abbiamo delle bravissime cuoche innanzitutto, e a loro va il merito di questa sagra che ormai è consolidata e riusciutissima. E i nostri prodotti sono tutti prodotti del territorio, quindi chilometri zero, vengono cucinati dalle nostre cuoche poverine. Pensate, con questo caldo già sono indaffarate a preparare tutto ciò che è possibile preparare. Cosa dire? Il menù vero e proprio, abbiamo il classico antipasto, ormai, antipasto di terra chiaramente, poi ci sono gli immancabili tonnarelli alla matriciana, che sono un must classico, per passare poi alla possibilità di degustare un'ottima acqua cotta, che è un piatto tipico comunque di Dolfo e di Allumiere, le lasagne fatte in casa, quindi che ormai è difficilissimo trovare, e gli gnocchetti al tartufo, tartufo prodotto locale, che comunque è presente nei Monti della Dolfa. Passiamo ai secondi, con l'agnello alla cacciatora, e per la prima volta quest'anno avremo anche la porchetta casereccia genuina, fatta da un artigiano, da un orcino, quindi è bravissimo, fa quello da una vita, e la sua porchetta vi giuro che vale veramente la pena di assaggiarla. Poi ci sono le salsicce, la trippa con il sugo, che trippa fatta come si fa, la classica trippa alla romana, che è buonissima. Poi per contorno abbiamo l'insalata, le patate al forno e le patatine fritte, e gli immancabili dolci. Qui apro una parentesi, che c'è la nostra Angela, soprattutto Angela si occupa di questi dolci. Come non ricordare il classico moretto? Il moretto è buonissimo, un dolce, è in pratica un pan di Spagna al cioccolato farcito con panna e Nutella, quindi buonissimo. E poi abbiamo il semifreddo fatto con gli amaretti e le classiche crostate ai vari gusti. Quindi penso che sia un menù completo, i prezzi diciamo che sono contenuti, quindi è accettabilissimo per una famiglia venire a cena. Riuscirete anche a vedere un bellissimo spettacolo il sabato sera, ma comunque anche venerdì e domenica ci sarà comunque la musica dal vivo, la possibilità comunque di ballare.
per dopo la mezzanotte comunque ci sarà la musica, quella musica techno per i più giovani, e avrete anche la possibilità comunque di degustare delle ottime birre e dell'ottimo vino. Quindi è veramente un menù completo e veramente con la possibilità di un'ampia scelta e per riuscire a soddisfare i gusti di tutti quanti. Allora, infatti abbiamo detto bisogna accontentare un po' tutti. Allora, io ci tengo quindi tramite te a ricordare alcune cosette. Allora, primo, il presidente, quindi io lo ridico di nuovo, sono due giovani che si sono alternati, da Domenico, veramente io li saluto Panelli. Di cuore, perché sono due ragazzi fantastici, così come il nuovo Jonathan, magari un pochino più timido, un pochino più riservato, però un ragazzo veramente attento ai bisogni della contrada, che riesce a fare un po' da mediazione tra i grandi e i piccoli, perché è naturale in un piccolo centro come può essere una frazione di La Bianca non è sempre facile, e invece questo ragazzo si sta dimostrando veramente di saper far bene. Quindi io attraverso di te porto e mando i saluti anche a Jonathan, così come a tutti gli addetti alle stalle, così come agli asini, perché quest'anno questo palio manca dall'82, quindi la vittoria dell'Italia, speriamo che arrivi anche questo palio. Quindi ecco, da Civitavecchia possiamo fare una bella cosa, sostenere la sagra, perché tutti i soldi che loro che prenderanno naturalmente serviranno per autofinanziarsi, e se avranno un bel gruzzolo potranno comprare anche asini belli potenti, certo, che potranno competere con gli altri. E quindi noi dovremmo tifare veramente questa contrada, perché è una contrada povera, una contrada che comunque ha vinto poco, e quindi noi dobbiamo sostenerla. E io, da buona laziale, che sono abituata a soffrire, quindi bisogna tifare La Bianca. Quindi mi raccomando, venerdì, sabato e domenica tutti alla Bianca a mangiare, perché si mangerà bene. Vi ripeto, la cosa positiva è che ci sono delle signore dietro, veramente, cioè, tra cui Michela, perché Michela non lo dice, ma Michela e la mamma stanno lì dietro le quinte. Quindi oggi che l'avete sentito parlare, magari andate a nome di Radio Stella Città, andatela a cercare. Lei è bionda, una bellissima ragazza, non sarà tanto contento il marito, ma fa piacere per gli occhi. Quest'anno mi troveranno all'entrata, quindi proprio all'entrata. Quindi con Anna Pesce dietro le quinte, quindi voi andate a nome di Radio Stella Città, di Romina, e sicuramente Jonathan un minimo di trattamento migliore lo fa, perché noi siamo legati appunto alle contrade di Allumiere. Quindi tutto questo perché dobbiamo arrivare al telegiornale, perché poi dopo dobbiamo parlare, Michela, della contrada, parlare veramente, cercare di fare anche un po' di nomi per ringraziare, perché dietro una contrada c'è veramente un grandissimo lavoro, e quindi va veramente valorizzato, soprattutto una contrada piccolina, una comunità piccola come quella di La Bianca. Quindi salutiamo tutte le persone che lavorano. Io in particolare mi sento di salutare anche Gabriele Volpi, che è il delegato alla frazione ed è consigliere comunale, ed è veramente una persona che si impegna molto per la contrada e si impegna molto per il paese, quindi anche lui un giovane. Quindi siete la contrada dei giovani, forza giovani, vero Michela? Vabbè, io ti ringrazio Romina per la giovane se poi dico vecchia a te me lo devo dire da sola, appunto, non va io bene. Non lo volevo dire. Ti dico giovane, bella. Però siete una contrada, ecco, largo ai giovani, questa è una bella cosa. E quindi addirittura adesso è veramente c'è bisogno per forza di vincere, vero Michela? Dobbiamo vincere, quest'anno ce la stanno mettendo tutto. Io vi giuro che quando vado alle stalle e vedo tutti i ragazzi che ci stanno dietro e la fatica che fanno con quegli asini, io non me ne rendevo conto, perché comunque vivevo la contrada, ma abituata, diciamo, a fare un po' più il topo di biblioteca, quindi a studiare, a inventarmi nuove cose per il corteo storico. Music of the Night, i Los Locos. Siamo sempre su Radio Stella Città, 101 e 200, sempre Romina Mosconi, e con noi la spede speciale Michela D'Andrea per la Contrada La Bianca. Stiamo infatti parlando della nostra trasmissione ormai consueta e settimanale su sagre e mercatini. Oggi parliamo della sagra del contadino, dove si mangia bene, sano e genuino, e la sagra della porchetta, quindi un valore aggiunto. Più a margine, ve lo ricordo, sabato la notte del butro, per tutti gli amanti degli sport equestri e della
appunto della tradizione, della passione butteresca, quindi della tradizione dei butteri maremmani. Tant'è vero che ci saranno presenti anche tanti esponenti che verranno dalla Toscana, da Viterbo, da tutta la Tuscia, quindi sarà veramente uno spettacolo anche per far vedere ai bambini i cavalli, proprio anche perché poi sono lì a portata di mano e quindi sarà una bella esperienza. Allora, mentre vanno appunto questo The Music of the Night, noi parliamo con Michela. Allora, abbiamo cercato un po' di fare un excursus su tutto. Abbiamo parlato delle cucine, abbiamo parlato del sinonimo di garanzia, abbiamo parlato appunto dei ristoratori che ci stanno. Tra l'altro c'è Sestili che vende la carne, ci sono quindi i prodotti proprio tipici di Allumiere proprio lì, quindi è veramente una frazione ricca e stanno tutti con voi. Quindi io tra l'altro saluto Eleonora Sestili, che era una mia collega, il cui papà è un contradaiolo bello attivo. Quindi Michela, allora, parliamo adesso della contrada, naturalmente parliamo del direttivo. Allora raccontami un po' com'è la vita nel direttivo, com'è questo presidente, com'è l'ambiente delle riunioni, andate d'accordo, c'è da faticare tra giovani e anziani? Allora, diversamente giovani o nella seconda giovinezza, altrimenti ci definiamo vecchie, diversamente giovani. No, devo dire che all'interno della contrada si è creato un bel connubio, ma non lo dico perché voglio lodare nessuno, però c'è una grossa sinergia tra chi è un pochino più grande e ha una grande esperienza, con i ragazzi i ragazzi mettono il loro entusiasmo, la loro voglia di fare, le nuove idee, perché sai, comunque i ragazzi sono tra virgolette dei vulcani, quindi e gli altri anziani invece riescono a mettere la loro esperienza, quindi si vede all'interno per esempio delle stalle dove chiaramente ci sono le persone più grandi che dicono sì, ma si fa così, ma si fa colà, e loro ragazzi che mettono in pratica i consigli delle persone più grandi. Io devo dire che ammiro tutti i ragazzi, e sono tanti i ragazzi giovani che seguono questi asini, perché io lo tengo a specificare. Questi asini, io ti giuro che vengono trattati meglio delle rispettive fidanzate. Su questo non ci piove. Allora, io la prima volta che sono andata alle stalle pensavo di trovare, sì, cioè, vai alla stalla, vedi questi bellissimi esemplari di asini, perché chiaramente ormai gli asini sono selezionati, quindi sono belli. Poi gli asinelli, diciamocelo, sono proprio carini e simpatici da vedere. Ma non è quello, ma è il fatto che ogni asino ha la sua dieta. Ogni asino a quello bisogna dare, non so, più carote, mentre all'altro bisogna dare più verdure. Hanno la dieta personalizzata. E uno si deve allenare più facendo determinati esercizi, quell'altro si deve allenare facendo determinati altri. E c'è un enorme lavoro alle spalle. E questo lavoro anche viene... tante spese, c'è il veterinario, ci sono le spese che vengono controllati continuamente. Intanto Michele è partita toda gioia, toda bellezza, speriamo di fare toda gioia la sera del palio. Però intanto partiamo con la sagra, una cosa per volta. Adesso deve essere tutta toda gioia, toda bellezza da Allumiere. Prego Michela, continua a parlare. No, dicevo che comunque gli asini sono come se stessero in un albergo a 15 stelle, in una beauty farm, in una spa. Sono seguiti dal veterinario che prescrive dieta, trattamenti vari da fare. E io ti giuro che penso che una volta valga la pena di andare a vedere queste stalle delle contrade, perché c'è tutta una preparazione dietro che chi è fuori non se lo immagina neanche. Come chi è fuori dice sì, bellissimo, vedi il palio, il corteo storico, ma tutto il lavoro che ci sta di tutti noi che ci mettiamo lì e passiamo i pomeriggi interi a infilare berline piuttosto che a fare una conciatura particolare, o come me che faccio il topo di biblioteca e leggo libri su libri per andare a cercare nuove idee o nuove informazioni, è veramente un bel lavoro che viene svolto tutto a livello di volontariato da persone che amano le tradizioni e amano la propria terra.
quindi tutte persone che, ecco, per esempio chi si occupa della cucina, già da domani con le temperature che ci sono, pensate voi a stare dentro una cucina, cioè quanti gradi si raggiungono, quindi è una bella faticata per questi 3 giorni di sagra. Con tutto ciò, ecco, le cuoche già sono lì che preparano. Io faccio più la parte di preparare i piatti e portarli in tavola piuttosto che di cucinare, però voi dovreste vederli all'opera, insomma, cioè tutta sembra una fabbrica in questi giorni la cucina per tutto quello che si sta preparando, chiaramente. Allora, Michela, io ti lascio ancora parlare perché voglio fare una prova. Ci proviamo. Io provo a fare una telefonata al timidissimo e riservato Jonathan Parigiani. Vediamo se gli facciamo, senza dirgli che siamo in diretta, noi lo proviamo a chiamare. Se ci risponde adesso so che sta lavorando, quindi io l'ho sarà sentito un po' difficile. Mentre venivo giù e non lo so, erano alle prese con il carico di qualcosa sulla pista. Quindi continua a parlare. Vediamo se riusciamo a parlare con lui. Tu te ne stai approfittando ecco. Oggi. Vai, vai, continua. Allora, adesso più che altro, ecco, anche perché lo scorso anno, tra l'altro, siete stati tra virgolette vincitori morali del corteo storico, perché poi alla fine in paese tutti hanno apprezzato la sfilata della Bianca nel corteo storico, anche se poi non avete preso la medaglia, il trofeo però la gente vi ha premiato, nel senso che i commenti sono stati molto positivi. 2 anni fa lo stesso avete ottenuto ottimi riscontri, quindi non c'è due adesso, dopo due prove non c'è due senza tre, adesso arriva la vittoria. Allora, cioè, iniziamo a parlare. Abbiamo veramente dei bellissimi asini, quindi li stiamo allenando e ormai è troppo tempo che il Palio manca dalla contrada, quindi urge che il Palio torni alla Bianca. Per quanto riguarda il corteo storico, quello che tu hai detto, Romina, è verissimo. Ce la stiamo mettendo tutta e devo dire che veramente lo scorso anno ci siamo sentiti penalizzati. Penalizzati perché? Perché, e questo lo posso dire e ne ho le prove, come si dice, tutto ciò che è stato portato all'interno del corteo storico da sempre, quindi da parecchi anni ormai che me ne occupo insieme a comunque alle altre persone del direttivo della Bianca, tutto ciò che viene portato all'interno del corteo storico ha una veridicità storica, cioè tutto ciò che si vede nel corteo, nella sfilata della Bianca, ha comunque un fondamento storico, perché altrimenti io potrei dire che durante il periodo di Agostino, Chigi, ad Allumiere sono sbarcati gli alieni e portare gli alieni nella sfilata. E non mi sembra il caso. Quindi tutto ciò che voi avete visto l'anno scorso, come la vestizione della dama, ha un riscontro storico. Penso di essere l'unica che, quando scrive la descrizione del corteo storico, quello che voi sentite tutti gli anni, lo speaker che parla, beh, lì ci sono tutte le date e addirittura ogni anno viene messa la bibliografia, cioè da dove, da quale libro, da quale testo siamo riusciti a prendere quelle notizie. Quindi io penso che questa sia comunque una cosa che debba essere un pochino più apprezzata da chi poi è all'interno della giuria. Ma perché? Perché l'ho detto prima, dovendo fare un corteo storico ci deve essere una veridicità storica, altrimenti non ha senso farlo, perché potremmo metterci qualcosa. Certo, quest'anno c'è una novità, è stato ampliato il periodo storico e quindi va dal 1500 al 1599, quindi si è allargato un pochino il raggio di tazione, insomma, se così vogliamo, si è allargato un pochino. Perché? Perché dopo tanti anni io vi giuro che è sempre più difficile riuscire a trovare degli spunti storici per riuscire a mettere all'interno del corteo qualche elemento di novità, anche perché ci sono dei paletti che frenano un pochino alcune cose, tipo c'è un freno sul si possono portare solamente bambini che abbiano un'età superiore a 12 anni, non si possono portare animali che non siano gli asini all'interno del corteo. Quindi ci sono delle limitazioni e ogni anno diventa sempre più difficile trovare l'elemento di novità. E quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, effettivamente i risultati ci sono, perché ecco, lo scorso anno
siamo stati premiati non dalla giuria ma dal pubblico, e questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere. Certo, ci avessimo avuto anche un riconoscimento ufficiale saremmo stati molto contenti, devo dire la verità, eh. Quindi allora, Michela, forse ci siamo, perché forse il tuo presidente almeno un saluto se lo fa. Ci sei, Jonathan? Pronto? Presidente, faccio un saluto. Salve il presidente della Bianca, un saluto allora, a tutti quanti. Senti che canzone un di me. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Senti, tesoro. Pronto? Oh, mi senti? Sì. Allora, raccontaci un po' che cosa state facendo. In questi giorni veramente siamo in fermento per organizzare la nostra sagra. Stiamo montando sotto questo sole cocente. Però teniamo duro e andiamo avanti. Senti, venerdì, sabato e domenica tutti quanti alla prima festa della Porchetta, decima del Sagra del Contadino. Allora, siccome tu è la prima volta che parli finalmente con me. Sì, è vero, è vero. Senti che cosa ti dedico, guarda, così veramente che sia proprio un portafortuna. Aspetta un attimo, vedi se sei. Oh, grazie, grazie. Hai riconosciuto le note? L'ho riconosciuto in sì, le note. Mi raccomando, io te lo dico in Civitavecchiese. Grazie. Grazie. Qui quest'anno deve arrivare questa vittoria, eh. In un modo o nell'altro ti devi attrezzare. Grazie mille. Crepi il lupo. Allora, va bene, vai a lavorare perché già è tanto che c'è detto. Grazie. Grazie. Allora, Jonathan, grazie di essere con noi. Noi stiamo facendo una buona pubblicità, quindi è vero che chi viene a nome di Radio Stella Città un minimo di buona. Sicuramente li trattate meglio, vero? Venerdì, sabato e domenica. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Ok, tesoro, buon lavoro. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Un saluto a tutti, ciao. Grazie. Ecco qua, abbiamo sentito. E anche questa sorpresa che vi abbiamo fatto, possiamo dire anche noi, caramba che sorpresa con il presidente. Penso che la sorpresa è per lui. Adesso Michela, quando vieni su, non so se mi picchia più a me a te. Mi starà aspettando. Perché lui aveva fatto bene il piano. Io mando Michela ad Andrea, lei parla, quindi non c'è bisogno. Romina chiacchiera insieme a Michela e nessuno lo nominava. E invece noi l'abbiamo messo in mezzo. Allora Michela, invece abbiamo detto del corteo storico, veramente una. Come sta la situazione degli sbandieratori e degli asini? Allora, gli asini, ci sono 6 asini che noi speriamo siano, che sono in splendida forma e che si stanno allenando in questi giorni, anche sotto questo sole, la sera comunque, quando arriva un po' di refrigerio, perché la sua arriva, diciamo che fervono gli allenamenti. E per quanto riguarda gli sbandieratori, abbiamo questi ragazzi molto volenterosi che stanno cimentandosi con questi con queste bandiere, quindi stanno tentando, che non è una cosa facile fare lo sbandieratore. Io ci ho provato quando era una ragazzetta, sempre lì alla Bianca, e devo dire che mi è arrivata la bandiera in testa, quindi non è non è facile fare lo sbandieratore. Ma strano che i tuoi figli non stanno in mezzo a questo, perché loro sono un po' eclettici, loro fanno di tutto, tutto quello che è sport, tutto quello che è tradizione, lo fanno tutto. Ancora strano che non li ho visti tra gli sbandieratori. Allora, perché ancora non hanno, dice. No, veramente c'era uno, si era proposto di fare il fantino. Ah, ecco. Però Romina, non si può. Già fanno rugby e quindi già ogni tanto mi arrivano a casa un po' acciaccati. Adesso ci mancava pure il fantino. Io ho detto no, bello di mamma, cioè trattieniti per favore. Però alla sagra ci saranno, perché non possono mancare. Con la maglietta bianco-verde. Con la maglietta bianco-verde, già tirata fuori. E loro chiaramente sono degli amanti degli animali, quindi loro starebbero tutti i giorni, dalla mattina alla sera, nelle scuderie. Questo no, non possono stare perennemente nelle scuderie, però sicuramente saranno alla sagra, aiuteranno la mamma e tutta la contrada. Chiaramente ci sarà anche il papà, perché il papà è diventato contradaiolo da Roma, poi è venuto a Civitavecchia e adesso fa addirittura aiuta la contrada. Attenzione a conoscere Michela d'Andrea, perché Michela, come la madre, vi prendono prima un dito e poi state sicuri che vanno preso tutte, perché sono veramente una famiglia eccezionale, così come la contrada La Bianca. Quindi forza. Ma c'è posto per tutti, cioè tutti possono venire a lavorare, chi vuol venire
La contrada è aperta, quindi siamo disponibilissimi. Ci sono ancora, ecco, diciamo, arriviamo anche a un altro punto importante, perché magari noi a Civitavecchia non abbiamo le sfilate, queste cose. Magari c'è qualcuno che sta in ascolto e che gli piacerebbe tanto poter partecipare al corteo storico. Ancora, Michela, hai bisogno di figuranti o avete già chiuso il numero? No, noi ancora stiamo cercando, perché comunque io ve lo dico che la cosa finale arriva pochi giorni prima, perché io fino a pochi giorni prima non do nessun anticipo a nessuno. Noi ci teniamo tutto ben stretto, come tutti quanti d'altronde su Adallumiere. Però possono venire, magari, se c'è possono qualcuno. Possono venire se c'è qualcuno la sera, diciamo che al centro della Bianca, sopra la fontana della Bianca, cioè il nostro centro della contrada, quindi trovano sempre qualcuno, mi cercano alla Bianca, basta che dicono Michela, ci sto solo io, quindi mi cercano. E se c'è qualcuno che vuole vestirsi, perché ben venga. Chiaramente ci sono delle caratteristiche che chiaramente negli anni devono... il corteo storico ha fatto un po' polemica, tra virgolette, gli orecchini, i tatuaggi, perché naturalmente nell'epoca in cui voi raffigurate non c'erano, quindi bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione e bisogna avere determinate caratteristiche, perché lo vogliamo dire che comunque da quando è iniziato il palio ad oggi sono stati fatti dei progressi incredibili. Io mi ricordo quando ero ragazzetta che mi vestivo per la sfilata del corteo storico della Bianca, sinceramente tutti andavamo a cercare le scarpe bianche degli abiti delle signore che si sposavano. Io mi ero messa quella di mia madre per sfilare con la Bianca, perché mi servivano le scarpe bianche, e chiaramente non si possono mettere un paio di scarpe di oggi bianche, non erano di moda nel 500, c'erano tutte altre fogge. Quindi ecco, chiaramente il corteo storico ha fatto dei passi avanti incredibili. Perché? Perché sono state abolite, che ne so io, le chiusure lampo, che noi pensiamo sia chiusura lampo, che fastidio dà in un vestito. Nel 1500 non c'erano le chiusure lampo, c'erano solamente i lacci che chiudevano i vestiti. Addirittura, se proprio andiamo e vogliamo scendere nel particolare, le maniche non erano attaccate al vestito, quindi non era tutt'uno con il vestito, ma erano staccate dal vestito e sempre attaccate con dei laccetti. È logico, all'epoca le nobildonne non erano abbronzate, quindi è inutile che, per esempio, viene, per carità, la signora bellissima che si vuole vestire, ma viene tutta abbronzata perché magari si è fatta le vacanze in Sardegna, perché all'epoca le nobildonne non erano abbronzate, perché la bronzatura... Come è cambiato il tempo, no? Prima una persona bianca era una persona d'alta classe, una persona scura era il contadino che lavorava, che certo, comunque aveva a che fare con lavori di manuali, perché stavano sotto il sole e si abbronzavano. Se c'è una ragazza bianca va a farsi le lampade perché si sente in imbarazzo, certo. Quindi trovarle, perché lo diciamo, il palio è dopo il 15 agosto, trovarle la prima domenica bianca dopo Ferragosto è molto difficile. Come è difficile, gli chiedete veramente tanto. E come è difficile trovare qualcuno che non abbia lo smalto alle unghie, stessa cosa, e i capelli tinti, anche però... perché lo smalto costa un sacco di soldi oggi, non è più lo smalto di una volta. Infatti è lo smalto col gel e il semipermanente, quindi chiedete anche questo, una bella cosa. Ma chi si veste fa un grande sacrificio, perché comunque i vestiti sono fatti con stoffe che si usavano all'epoca, quindi si usava il velluto, il broccato, e quindi sono tutte comunque delle stoffe molto pesanti, che voi capite bene, fare una sfilata in un caldo pomeriggio d'agosto è un grande sacrificio. Non è solo il bello di fare la sfilata, c'è anche il lato negativo, che è quello di fare una bella sudata con tutti gli abiti e le fogge. C'è addirittura un vestito che ha la pelliccia intorno al mantello e intorno alla camicia, quindi voi capite bene che insomma ad agosto fa un bel po' caldo. L'unica cosa è che quest'anno, come ho detto prima, si è allargato il periodo storico, e quindi sicuramente ci saranno delle grandi sorprese, non solo della contrada della Bianca, ma io penso che per tutte le contrade che hanno voluto che fosse ampliato il periodo storico. Perché? Perché chiaramente ogni anno si cerca di sorprendere, stupire con qualche novità, ed è sempre più difficile ormai, visto gli anni che passano, chiaramente è sempre più difficile riuscire a trovare delle nuove sorprese. Però diciamo che le contrade ci stanno riuscendo abbastanza bene. Io spero anche che quest'anno
si riesca a trovare una giuria che abbia dei componenti nuovi, perché una cosa fondamentale è comunque avere dei giurati che siano competenti nel campo, disponibili e che siano anche giudicare bene la parte storica, perché forse voi giudicare. Dimenticate che lì in mezzo ci deve stare per forza uno storico, come in tutte le giurie. Lì c'è da lavorare su questo, perché non servono solo esperti del costume, ma servono anche esperti di storia. Questo pensateci, il comitato ci deve pensare. Il comitato organizzatore allora, deve intanto pensarci. Altra sorpresa, altra caramba che sorpresa. Pronto? Pronto. Gabriele, ci sei? Sì. Allora, io poco fa ho detto appunto che sei un consigliere, sei un varie deleghe in comune, ma sei anche un rappresentante, un degno rappresentante della frazione di La Bianca e della contrada La Bianca. Sì. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a Michela. Ciao Gabriele. Cioè, ciao. Oggi sono riuscita in un miracolo, vero Gabriele? A far parlare Jonathan Parigiani 5 minuti fa, adesso tu. Sarà una trasmissione da mettere agli annali praticamente. No. O peggiora Caronte o riuscire a far piovere, decidete oggi, voi. Oggi con sto caldo. Allora dai, in breve raccontaci tre secondi per raccontarci cos'è La Bianca e per quale motivo venire a mangiare alla Sagra. Allora, siamo alla contrada La Bianca, è famosa per il cibo, per la qualità e per la felicità, l'organizzazione, tutto quanto merita questa contrada, perché veramente il gruppo che sta organizzando la Sagra è un gruppo giovani, mm-hmm. presente giovani, noi anziani ci siamo fatti da parte perché è giusto che loro Gabriele, prendano. Ma come tu anziano? Tesoro mio. Vabbè, anziano ma noi fino adesso abbiamo detto che io e Michela siamo diversamente giovani. Anziano e anche tu sei più giovane. Tu che anziano sei più piccolo di noi. È giusto che loro prendano mano perché hanno l'entusiasmo che noi avevamo 10 anni fa, ora ce l'hanno loro, è giusto che portano avanti loro la contrada e portano avanti le novità. Quest'anno c'è la prima festa della Porchetta, spero che vada bene e faccio un bocca al lupo a tutta la contrada, al presidente e a noi, insomma, contrada Iori. Bravo, bravo, un abbraccio a te, ad Arianna, al bimbo e naturalmente a tutta la contrada. Grazie, di La Bianca. Grazie. Grazie Gabriele, grazie. Un saluto, grazie a te. ciao. Ciao. Allora Michela, torniamo a noi a riparlare di nuovo della contrada. Però veramente il problema degli sbandieratori però è rimasto, perché mentre è cresciuto molto il gruppo del corteo storico, gli asini hanno cominciato a migliorare, come vanno le cose agli sbandieratori? Beh, allora io devo dire che indipendentemente dal risultato che ci sarà, secondo me va apprezzata comunque la buona volontà, va apprezzata la buona volontà e l'impegno di questi ragazzi che si sacrificano e si mettono lì tutti i pomeriggi a provare con queste bandiere. Come ho detto prima, non è facilissimo. Sai, Romina, è un'arte un po' più difficile e stiamo comunque cercando di ingranare anche con quella, perché comunque siamo riusciti a migliorare in tutto e stiamo riuscendo anche pian piano a migliorare anche con gli sbandieratori. Non è cosa semplice, te l'ho detto, perché comunque secondo me è proprio difficile come disciplina e non avevamo una grande tradizione alle spalle, ecco, e chi comunque aveva una consolidata esperienza, e quindi riuscendo a dover riuscire a sopperire a comunque una tradizione alle spalle, adesso pian piano stiamo cercando comunque di far impartire questi nuovi ragazzi che piano piano migliorano di anno in anno, ma certo per avere dei grossi risultati bisogna aspettare un pochino. Io spero che quest'anno finalmente riusciamo ad avere anche questo di risultato. Non dico di portare a casa l'ambito premio, diciamo, ma una cosa, diciamo, va detta, no? Perché poi alla fine è vero che poi quello che conta, che voi Lumiraschi sentite forte, è la vittoria degli asini, però negli anni è cresciuta anche l'adrenalina e la voglia di vincere questi altri certo. due trofei, anche perché c'è stata una grande supremazia della contrada Burò per quanto riguarda il corteo storico. Lo scorso anno poi strappato lo scettro dalla contrada Sant'Antonio. Invece gli sbandieratori c'è stato un periodo lunghissimo di predominio del ghetto, poi su già loro sono subentrati la contrada Polveriera, che sta facendo
facendo veramente sì. Man bassa di anno in anno. Ed è naturale che a questo punto c'è la voglia di tutti di strappare lo scettro. E certo, perché come è successo e come succede, per quanti anni nel passato ha vinto la nona, c'era comunque la voglia di togliere il palio alla nona. E quindi chiaramente c'è la voglia di togliere quello che è la supremazia di alcune contrade in alcuni campi. E quindi allora, tu riesci a capire che c'è questo radio scoglio. E noi ci auguriamo che arrivi. Tanto Michela ti risalutiamo dopo. Intanto andiamo al Radio Giornale e poi ti salutiamo. Fiere, sagre e mercatini. Conduce in studio Romina Mosconi. Canzoni d'estate, non vi ho dimenticate. Canzoni d'estate, non vi ho dimenticate. Ding ding ding. Ha ha ha. Ding ding brr. Ramaya. Ramaya. Bo Ramaya. Amando Ramaya. Miranda Comala. Qua siamo ormai in chiusura di trasmissione, abbiamo parlato della sagra del contadino e prima festa della porchetta che si terrà dal 17 al 19 luglio presso il campo sportivo della Cavaccia da Lumiere, quindi per chi non conosce a Lumiere basta salire sulla Braccianese Claudia, superato a Lumiere sulla vostra destra trovate un impianto sportivo, è difficile sbagliare perché è uno stadio, c'è cioè l'entrata, di fuori e dentro ci sono parcheggi, naturalmente quasi sicuramente sapere se andate presto
trovate il parcheggio interno, altrimenti esterno. Lo ricordo, è veramente una location perfetta per portare le famiglie, i bambini, perché tutto è chiuso, è tutto tranquillo. Per gli amanti di tutto ciò che è il mondo buttero, dei butteri e il mondo equestre, c'è una gincana equestre, quindi con la notte del buttero, sabato 18, quindi potete mangiare e poi gustarvi questa serata. Intanto vi ricordo anche gli eventi, Bencini Live e Faina Tech da mezzanotte, quindi questa musica techno. Bencini lo conosciamo tutti, con musica popolare e cover di vari brani, quindi saprà travolgere e conquistare un po' tutti. Sabato notte del buttero dalle 21 e poi musica live con Flavio Storti. E domenica vi ricordo veramente un bellissimo concerto di una ragazza giovane, carina, una ragazza di Tolfa che veramente si è fatta notare anche al concorso Amici, la popolare trasmissione di Canale 5, e quindi Alice in the Wonderland, quindi canterà lei, canterà insieme al suo gruppo di ragazzi di Allumiere, e quindi sarà veramente uno spettacolo. Quindi mi raccomando, per info e prenotazioni chiamate Valentina al 347-821-5124 oppure Angela 339-117-237 oppure Alessandra 329-3233-514. Quindi abbiamo detto un po' tutto. Allora Michela, 1:40 per salutarci, quindi vi ricordo: antipasto misto, tonnarelli alla matriciana, acqua cotta, lasagne, gnocchi al tartufo, agnelli alla cacciatora, porchetta, salsicce, trippa, insalata, patate al forno, patate fritte e dolci. Però la domanda è questa: i prezzi come sono? È tempo di crisi, quindi dici una bella notizia. Popolari, se vi posso dire, sono rimasti quelli dell'anno scorso. Le porzioni, ora, che le porzioni sono abbondanti. Di qualche sagra dove le porzioni sono le porzioni sono abbondanti, e ve l'ho detto, ci sono ormai degli aficionados che vengono tutti gli anni e ci vengono a trovare da tutti gli intorni, perché è la sagra dove si mangia bene e si spende poco, si mangia genuino. Ecco perché magari in tanti posti, magari con qualche avventore, oggi è tempo di crisi, si è un po' lamentato delle porzioni. Invece voi ci avete promesso prezzi abbordabili, quindi popolari e porzioni abbondanti. Quindi grazie anche per questa notizia. Ve lo ricordo, veramente prezzi, il cibo è veramente eccellente, i prodotti sono genuini. Poi ci dicevi che la porchetta, non sono neanche aumentati, ecco. Quindi sono rimasti quelli, ormai sono quelli. Hai detto che è una cosa porchetta nuova, casereccia nuova e fatta da un norcino specializzato locale, quindi è tutto a chilometri zero, sicuramente da provare, vi dico che è buonissima, veramente. Perfetto, allora salutiamo Michela D'Andrea, Anna Pesce, tutta la contrada La Bianca, Jonathan Parigiani e tutti i ragazzi che lo stanno aiutando, e con noi l'appuntamento è per la prossima settimana con un'altra saga, un altro evento, e mi raccomando, questa fine settimana da venerdì a domenica tutti alla festa del contadino. Venitevi a godere sto po' di sole, venitevi a godere st'aria de mare, so cose pure belle e pure rare.